Buonasera, siamo qui al Borgo di Pineto, l'incontro con il senatore Antonio Razzi. Buonasera senatore, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, buonasera ai telespettatori. Allora, questo è un incontro, il senatore Razzi è conosciuto in tutto il mondo, dopo vi diremo anche perché in questi giorni è in Abruzzo, domani partirà a un appuntamento, domenica un altro appuntamento ancora, ma non scopriamo tutto. È stato in settimana anche all'Olimpico di Roma per la partita di Champions League della Roma, quindi lui da italiano, no? Pur non avendo una fede romanista, Ma però. è giusto questo, perché la Roma, a parte che è una squadra che mi piace, anche che io non sono appunto, come ha detto, non sono romanista, però è una squadra italiana. L'altra volta pure sono stato a vedere contro il CSKA di Mosca. CSKA di Mosca, abbiamo vinto 5-1. Io speravo che gli portavo fortuna anche per vincere ancora per 5-1, ma non è stato così, 7-1, ma addirittura. Diciamo, poteva finire tranquillamente 10-3 o 10-4 perché la Roma a centrocampo era zero, alla difesa, De Santis. il nostro abruzzese De Sanda arrivava a tutti i lati, ha parato tutto quello che ha potuto parare, però diciamo. Allora, lei è un appassionato di calcio, tra i tanti impegni il calcio però non lo dimentica mai. Ma no, io sono sempre stato affezionato al calcio perché il calcio è un'aggregazione di più persone e io credo che il calcio fa sicuramente unire diversi paesi, diversi colori, anche diversi colori politici. Io credo che quando sono in campo sono tutti fratelli e questo è il bello del calcio. Per chi non lo sapesse, lei è nato qui in Abruzzo e poi ha avuto questa lunga militanza in Svizzera, ben 41 anni, ha Sì. lavorato in Svizzera. Quanto le è mancata l'Italia in tutti quegli anni? Ma vedi, sono non solo io, ma sono tutti gli abruzzesi emigrati. La prima cosa che fa è sempre il pensiero verso la sua terra. Magari quando si parte c'è sempre quella speranza di rientrare e quella voglia di rientrare. Magari tutti quanti hanno cercato anche di farsi una casa, di comprarsi un appartamento perché pensano sempre un piede è nella mia terra. Ci sono quelli che magari fortunati che sono rientrati e quelli che sono ancora lì, ma l'Abruzzo ce l'ha sempre nel cuore. Oggi lei è diventato il politico più richiesto da televisioni, radio, giornali. È un successo, motivato da cosa, secondo Razzi? Ma io Dalla sicuramente, spontaneità, dalla sì, ma genuinità? io penso che questo, ormai la politica è cambiato. Io sto cercando di far cambiare anche tutti i miei colleghi, perché dobbiamo essere tra la gente, sentire i loro bisogni, i loro problemi e poi riportare in Parlamento. Non si può fare la politica stando a casa, stando in ufficio. Noi dobbiamo sentire le lamentele e non dobbiamo aver paura perché nessuno ci mangia. A me non mi mangia nessuno perché io parlo chiaro e io spero e credo che quando uno parla chiaro anche diciamo quello che hai di fronte alza le mani e dice ma più chiaro di così è normale che non posso reagire. Ecco, quando lei è imitato da un certo Crozza, no? Cosa pensa? È un favore che Crozza fa a lei o che lei fa a Crozza? Ma molte volte scherzosamente anch'io dico questo non credo, oppure te lo dico da amico, puntini puntini. Ma vedi, l'umorismo molte volte fa bene anche alla salute e io credo che Crozza come professionista sta facendo il suo Beh, il numero mestiere, uno, eh. sta facendo il suo mestiere da grande professionista che poi ha preso di mira, per modo di dire, a me è che sinceramente gli ho sempre fatto, lo dico ancora oggi, i complimenti perché mi sembra io che sono lì perché mi rifà preciso. E io penso che questo è diciamo, è un modo che tanti problemi abbiamo in Italia, tanti problemi. E quando un venerdì sera, quando
quando lui trasmette... ecco, tra poco, dopo questa trasmissione, ci sarà Crozzalo. Tra poco trasmetterà e magari si può fare due risate, ma devo dire che anche grazie a Crozza è conosciuto l'Abruzzo. Grazie a Crozza si conosce Vola Vola, perché molti s'avevano dimenticati di questa bellissima canzone abruzzese. E allora... Viva Crozza. Beh, accettare l'ironia è anche sintomo di intelligenza, non c'è per malosità, molti potrebbero prendersela, invece chi ha un minimo di intelligenza accetta anche questo. Io ammiravo Andreotti, perché Andreotti ha fatto la stessa cosa, e senza umorismo credo che anche la politica ha bisogno di umorismo. Poi ci sarà anche un'altra trasmissione, li stiamo pubblicizzando perché Razzi rappresenta un po' l'Abruzzo. Questa sera sul tardi ci sarà anche una trasmissione sul TG3, no? Sì, su Rai 3 alle ore 23, i 10 comandamenti diretto, e mi ha intervistato Domenico Iannaccone, che ha ripreso sia dove vivo io a Pescara, ma sia nel mio paese d'origine, Giuliano Triatino, e sia dove lavoro in Senato. Insomma, è sopra ai 30 minuti di trasmissione, dove si parlerà e racconterò la mia vita. E poi c'è la solita trasmissione radiofonica, La Zanzara, con l'amico Cruciani, che è un pescarese acquisito, anche se era nato a Roma. Lì anche un gran successo, no? Questo è anche vero. Devo dire che la trasmissione di Cruciani è seguitissimo, La Zanzara. E lì lui riceve centinaia di sms e di posta elettronica proprio per dire: noi vogliamo Razzi in trasmissione, perché è uno che parla papale papale. E inoltre tu non lo sai, ma ogni settimana su Radio 2, Un Giorno da Pecora, sono sempre intervistato e faccio il critico cinematografico. L'altra sera era una delle prime volte che sono andato al Festival del Cinema di Roma, dove sono passato in passerella, anzi hanno voluto gli organizzatori della manifestazione, hanno voluto che passassi in passerella, ed era un trionfo, perché tutti mi chiedevano un selfie, tutti mi chiedevano una fotografia. Poi sono passato dove, come i grandi professionisti, come una star, no? Come una star del cinema, anzi questi attori molte volte mi hanno guardato perché sono stato... Adesso le manca di fare un film, allora. E questo si sta concretizzando, io spero quanto prima. Si sta preparando la sceneggiatura, si sta preparando tutto, sia il regista sia lo scenografo, scenografo. Scenografo, stanno preparando, poi vediamo. Ha avuto anche offerte per trasmissioni televisive in futuro, però sta anche adesso mettendo dei paletti, non si può dire sì a tutti, guarda, no? Ci sono diversi canali televisivi che mi chiamano, ma devo dire, dove vado volentieri, vado a TV6 Abruzzo, perché mi sento a casa mia, sono in Abruzzo, poi sono tutti amici professionisti, io penso che rimango molto più attaccato a TV6. Dove trova il tempo per fare tutto questo? Guarda, molte volte me lo dice anche mia moglie: non sei mai in casa, mi dice, non so quando andrai in pensione cosa farai, perché non, tu senza lavoro non riesci a stare fermo. Ma vedi, io ho lavorato 41 anni in Svizzera, oggi è più di quasi 9 anni che faccio il parlamentare, sono 50 anni che lavoro. È chiaro che uno che ha lavorato e ha quel ritmo di lavoro, di stare sempre la mattina, colazione, corpo, tanta adrenalina, dunque, no? È difficile, guarda, questo è veramente, mia moglie ha ragione. Quando... Però la fa sentire più giovane, no? Speriamo. Speriamo.
Senti, diceva l'Abruzzo, ovviamente la sua terra, però lei è conosciuto ormai non solo in Italia ma soprattutto al mondo, tante le iniziative, l'ultimo viaggio ricordiamo in Corea del Nord, adesso ha ricevuto anche l'ambasciatore della Romania e a fine settimana lei andrà a Verona anche con l'ex sindaco di Pescara Luigi Alboremascia per incontrare il presidente del Chievo, Campedelli. Perché? Perché in Corea del Nord ha scoperto che ci sono tanti talenti del calcio che già hanno messo gli occhi addosso quelli del Perugia e anche il Chievo è interessato a questa situazione. Può essere un nuovo mercato anche per i calciatori la Corea del Nord? Ma penso di sì, perché sono veramente degli atleti seri, diciamo, sono dei veri giocolieri, io l'ho visto qualcuno giocare, veramente bravissimi. Potrebbe essere diciamo la scoperta dell'Asia, i nuovi talenti, asiatici, e io penso che lì potrebbe dare una mano anche al mio Pescara, magari, chi lo sa, adesso arrivano a Corciano vicino Perugia, c'è una scuola di Alessandro. Circa 15 giocatori, sì, della Corea. Sono Alessandro Dominici, è venuto con me a Pyongyang, dove ha scelto questi talenti insieme a un allenatore portoghese e hanno scelto i migliori. Adesso sono lì a Corciano e io penso che lì, da lì hanno 16-17 anni, io penso che lì si può veramente, alcune squadre italiane, io spero che anche il presidente Sebastiani possa trovare qualcuno di questi gioielli e magari farlo giocare a Pescara, magari avendo la speranza di andare loro, non salvarci, ma di andare in Serie A. Senta, noi la vediamo spesso sulle tribune dello stadio Adriatico, domani c'è la partita con il Carpi, però Pescara non sta vivendo un momento entusiasmante in questi anni, c'è stata la retrocessione della Serie A, d'altronde ci siamo visti anche dopo le prime partite di campionato, quando lei sottolineava la forza di Pasquato, quel giocatore che fece gol perché arrivava dalla Juventus, in effetti Pasquato è tra i più bravi. Però anche lei in tribuna non vede la grande partecipazione di pubblico come una volta, no? Ma sì, questo ho visto, purtroppo è un difetto, ma non un difetto nel senso che quando si dice, quando uno sta ubriaco, tutti quanti gli offrono da bere. E che voglio dire con questo? Quando la squadra del Pescara è nei primi posti, tutti vanno perché tutti si sentono protagonisti. È vero. Io penso che dobbiamo così, in questo modo, andare tutti quanti adesso proprio per aiutarle perché si trovano in difficoltà. E motivare questi ragazzi, perché loro alla fine sono ragazzi ventenni, 22, 25 che hanno. Allora, solo vedendo uno stadio pieno, io penso che questa aiuta e anima, perché dice adesso devo correre, perché qui ci sono 20.000 spettatori, lo stadio è pieno, se no altrimenti faccio una figuraccia. Io penso che lì, in questo momento proprio di difficoltà, dobbiamo essere tutti uniti. Domani sarò anche lì presente con l'ambasciatore Kim Yo-up della Corea e sperando che gli portiamo fortuna con una vittoria contro il Carpi. Però in tribuna sono tutti allenatori i tifosi che vengono allo stadio. Ci sono troppe critiche? Lei sente chi ce l'ha con quel giocatore, chi dice a quella, chi contro l'allenatore? Perché succede questo? È una mentalità tutta italiana? Guarda, io ripeto, l'hai già detto tu, io ho vissuto 41 anni in Svizzera, ma guardando il calcio anche internazionale, ma soprattutto quello italiano, se l'Italia ha 60 milioni di abitanti, sono 60 milioni di allenatori. Ognuno ha un'idea di una formazione che vorrebbe fare. E questo è un po' difficile, ecco per questo io dico sempre che un allenatore è un po' difficile. Intanto l'allenatore è un uomo solo. È un uomo solo e accordare tutti. La stessa cosa come l'arbitro. L'arbitro pure molte volte sbaglia, ci credo. Se non viene aiutato dai guardarini, lui è da solo. Allora, diciamo, l'azione è un attimo e se magari lui, non so, sta pensando... Deve decidere poi in un secondo. In un secondo, sai, diventa difficile. Perciò molte volte
bisogna anche stare calmi verso gli alberi. Non è che io diciamo, difendo gli alberi, ma bisogna anche essere nei panni dell'altro, certo, scendendo certo. Uno personalmente. Importante che ci sia buona fede da parte dell'arbitro. Di solito si fa in buona fede. Chiaro che se lo fa 4-5 volte e sempre commette lo stesso reato, basta. Senta, non so se ha letto i giornali, oggi la notizia del capitano del Pescara, Guana, che ha deciso di lasciare il calcio, ieri ha comunicato ai dirigenti e all'allenatore che non vuole giocare più a calcio per problemi personali. Non si conoscono i problemi che ha, però è un vero peccato perché Guana era un giocatore esperto e ha deciso a 32 anni intanto di rinunciare a un bel contratto biennale e di tornarsene a casa, facendo ovviamente gli auguri che non ci siano grossi problemi familiari. Cose spiacevoli, però non si può entrare nel personale, perché se uno prende una decisione del genere vuol dire che ha gravi problemi. Ma veramente io... È una notizia di ieri sera, quindi... Mi dispiace perché io l'ho ammirato, ho visto che è un bravo giocatore, molto... ordinato, certo. Molto posato, professionista, proprio un vero professionista. Chiaro che c'è prima la famiglia, se c'è problemi in famiglia, è chiaro che io, d'amico, in certo. Quella gli consiglio... prima vedersi la famiglia e poi perché il calcio è sempre un divertimento, uno lo deve prendere, sì che è un mestiere perché guadagna, però la famiglia è una. Senta, lei che frequenta spesso Berlusconi, amante del calcio, è sempre legato al suo Milan, Berlusconi lo segue settimanalmente, non ha perso l'entusiasmo? Guarda, l'altra sera abbiamo fatto la riunione, parlava altro del suo Milan. Perché ci tiene, il Milan deve vincere, insomma è uno, il presidente Berlusconi è uno che vuole sempre vincere, lui sta ritornando, è sempre stato in politica, però vuole vincere ancora, dice le prossime elezioni lo dobbiamo vincere, perché è chiaro che uno deve essere sempre fiducioso di quello che fa o di quello che dice. È chiaro che dicendo che bisogna vincere bisogna motivare sia la squadra del Milan sia la squadra di Forza Italia, ci mancherebbe altro. Non è da tutti avere la mentalità vincente, anche nel mondo del calcio poi. Ma sicuramente la mentalità di Berlusconi è quello vincente, perché lui dove, io molte volte ho detto, dove tocca lui è la mano santo, dove ha toccato lui è... ha fatto di tutto nel bene dei cittadini. Possiamo dire che lei è sempre di fede juventina per quanto riguarda la Serie A, ognuno ha una sua passione, lei l'ha confermata. Ma però... sicuramente, io conosco bene sia Marotti sia Agnelli, poi un caro amico Gianluca Pessotta che adesso... Anche l'allenatore Allegri ha giocato con il Pescara. Adesso c'è un po' di Pescara sì. Anche lì nella Juventus. Però sono uno sportivo che riconosco anche le altre squadre, non sono un fanatico, sì. Diciamo che molte volte certe persone dice a metà campo già chiede il rigore, mi sembra impossibile, allora deve riconoscere. Lei è stato pure all'Olimpico di Torino per Juventus-Roma. Ma vedi, io anche lì mi è stato chiesto cosa ne pensavi, e io sul calcio di rigore, sulla barriera... se io ero l'arbitro non lo davo, oppure lo facevo ripetere, perché è chiaro che uno mette la mano avanti automaticamente perché per non avere il pallone in faccia. Invece quello che ha fatto su Popta, che ha lungo linea di rigore, sì che era 2 centimetri fuori o 5 centimetri fuori, non però si è sa. Davvero difficile era decidere. Difficile decidere. Però se io ero l'arbitro glielo davo, perché lì andava in rete, andava a... Invece quello sulla barriera non glielo però davo. Però a parte gli episodi non abbiamo fatto una bella figura come calcio italiano, con le dichiarazioni poi del post partita, no? Beh, il calcio si rovina anche così. Sì, io penso che lì molte volte ci sono dichiarazioni, è un momento di rabbia, ma dei veri professionisti e dei professionisti come Totti, ma come tanti altri... dovrebbe... Ha avuto modo di riconoscerlo anche Totti, sì. No, ho la maglia di Totti, ma non lo conosco. Mi è stato dato di Totti, l'ho accettato volentieri, ci mancherebbe altro perché è un grande campione. Però anche un grande campione molte volte sbaglia, perché diciamo in questi casi dovrebbe starsi calmo e piuttosto addolcire
o magari fa come dice lei, però molte volte la rabbia in quel momento. Però bisogna riflettere. Diciamo. Insomma, chi vincerà lo scudetto? Ma io spero la Juve, la Juventino, spero che lo vince la Juve, ci mancherebbe altro, mica posso dire. Però se lo vince una squadra del sud come Roma o Napoli, non mi... E in Champions andranno avanti Juventus e Roma? Ma io penso che sarà ancora come l'anno scorso un duello Juve-Roma. In Champions League hanno la possibilità di superare il turno nonostante le sconfitte che hanno subito? Ma io adesso io penso che ce la può fare tutte e due, sia la Roma che la Juventus, perché diciamo la Roma... ho visto, sono stato allo stadio, era una serata no, ma non credo che può stare... Ha tempo per recuperare, invece per quanto riguarda le possibilità del Pescara, lei conosce bene il presidente Sebastiani... Sì, ho avuto modo di conoscerlo, io spero che... Domani sarà con voi anche con l'emissario... Beh, io sicuramente gli presenterò l'ambasciatore, perché non si sa mai, può anche aiutare a trovare qualche giocatore che potrebbe andare bene al Pescara. Per me Politici pescaresi che sono molto tifosi della squadra biancazzurra, ne conosce diversi lei, no? Anche l'ex sindaco Mascia è un tifoso del Pescara. Sì, questi diciamo, però dei colleghi parlamentari senatori non ne vedo nemmeno uno allo stadio. Sono quasi l'unico presente. Non so i motivi, magari arriveranno all'ultima partita quando si decide per andare in Serie A. Lei abita a Pescara, no? Quando gira per strada cosa le chiedono i pescaresi? Non parlo di sport, in generale, qual è la richiesta maggiore che le fanno? Ma guarda, sembra strano, ma alcune donne mi hanno fermato e mi hanno detto: ah, complimenti senatore, la proposta di legge sulle case chiuse è eccezionale, spero che vada subito in porto questa proposta. Ma io spero che Renzi lo mette subito e lo fa subito, diciamo, un provvedimento su queste case chiuse, perché può dare circa 4 miliardi di euro l'anno di tasse e sia loro sono più sicure, diciamo, le prostitute sono più sicure anche chi ci va perché vengono controllate, poi sono più sicure perché anche loro quando un giorno smetteranno pagando l'INPS hanno i soldi anche per la pensione. Quindi questa è la richiesta che le fanno maggiormente? Maggiormente sì, dopo c'è qualcuno che vuole fare la fotografia perché mi ha visto da Maurizio Crozza, ma io con te, io sono lì, tanto io sono del popolo, io sono con loro e mi è adatto a tutte le circostanze. Lei pensa di essere un politico diverso dagli altri, perché? Perché io sono in mezzo alla gente, io non guardo il colore politico, non gli domando nemmeno se ha votato a Forza Italia o se ha votato al PD o se ha votato ai 5 Stelle, a me non mi interessa, io penso che sono i cittadini che devono scegliere chi le doveva rappresentare e sono i cittadini che oggi come oggi non c'è, diciamo, la bandiera politica, ma dovrebbe essere quella bandiera che sta in mezzo alla gente e che ascolti anche loro e che un giorno magari ti ricompenseranno col voto. Vogliamo dire qualcosa anche sull'altra realtà abruzzese, il Lanciano, perché sta facendo un ottimo campionato, la famiglia Maio da 3 anni tiene il Lanciano in Serie B. Una squadra di provincia che lotta contro squadre di città importanti come Bari, Catania, quindi è da apprezzare molto questa realtà frentana. Veramente io non pensavo che si trovassi così, perché il nuovo allenatore Aversa, mi sembra. D'Aversa, sì. D'Aversa come si chiama. Io ho conosciuto il presidente Maio, ottima persona, una bella famiglia, perché c'è la figlia che... Sì, la presidentessa Valentina. Presidentessa. Io veramente ci sono rimasto anche impressionato come un paese, diciamo, perché città... È quindi deve andare anche a Lanciano adesso a vedere le partite. Ma sono stato una volta, guarda caso, ha vinto il Lanciano. Io spero di ritornarci, di riportargli anche fortuna, perché ne merita, e pur avendo cambiato quasi molti giocatori, e si ritrova nelle prime posizioni. Auguri, speriamo che vanno sia, sarebbe bello, il colmo, diciamo, il colmo nel senso positivo,
vedere Lanciano e Pescara in Serie A sarebbe il sogno. E poi dobbiamo fare anche gli auguri a Teramo e L'Aquila che stanno in Lega Pro, il Teramo del presidente Campitelli, L'Aquila ha cambiato la società. Insomma, se l'Abruzzo vuole andare sempre più su, tutte le squadre dovrebbero fare un salto di qualità. Sì, resta Pescara la capitale del calcio abruzzese, però... Però anche fuori, guarda, io sono stato a vedere alcune settimane fa, c'è stato il derby Teramo-L'Aquila. Sì, devo dire che ho visto una bellissima partita, anche se devo dire che il Teramo è stato un po' sottotuono, diciamo, non è stato all'altezza delle altre volte, perché io l'ho visto un'altra volta, è stato perfetto. Lì ha vinto L'Aquila 1-0, anche una bella squadra. Di un allenatore nuovo che mi sembra era al Bari, Bari. Devo dire che queste sono belle realtà, diciamo, almeno noi abruzzesi ci facciamo vedere e ci dice, sempre come dice quel famoso detto, forte e gentile, ma almeno facciamo vedere la nostra forza anche nel calcio. Senta, stiamo per chiudere questa lunga intervista, tra le tante cose che fa uscirà anche un libro, no? Di Antonio Razzi. No, il libro io ho già fatto, si chiama Le mie mani pulite. Ecco, vediamole perché sono veramente pulite. Un bel libro, racconta la mia storia, racconta la storia di molti emigrati. Uno che lo legge si può dire, questa è anche la mia storia. Qual è la pagina alla quale è più legata di questo libro? Ma sicuramente c'è la prefazione del presidente Berlusconi e c'è anche, diciamo, non è una prefazione, il segnalibro del mio amico Vittorio Sgarbi. Suo amico Vittorio Sgarbi, perché è nata questa amicizia con Sgarbi? Ma è da molti anni che c'è questa amicizia. Sono stato a casa sua, ospite, abbiamo cucinato spaghetti. Perché lei sa anche cucinare? Io so cucinare. E abbiamo fatto insieme gli spaghetti, insieme ad altri amici. Ci siamo divertiti, abbiamo passato una bella serata. Io credo che dopo è un grande Vittorio Sgarbi. Se si parla di cultura, lui è il numero uno. E nel libro, quando gli ho fatto leggere cosa ne pensava prima che venisse stampato, e così lui scherzosamente ha detto: ma la prefazione lo fai fare al presidente Berlusconi, a me mi fa fare il segnalibro. E dice: almeno ogni pagina che gira ti vedono che sei tu avanti. Ma perché bisogna leggere questo libro? C'è un insegnamento di vita? A parte che c'è un racconto della mia vita sia dall'infanzia, ma c'è anche le motivazioni perché mi ha spinto ad andare via al partito politico dove ero prima, e c'è scritto tutto lì, tutto c'è scritto. Io credo che quando uno legge questo libro può dire: il senatore ha fatto bene. Rifarebbe tutto quello che ha fatto nella sua vita? Ma sicuramente, sicuramente. E c'è qualcosa che voleva fare e non è riuscito a farlo? Guarda, ci sono tante cose che uno vorrebbe fare nella vita, ma purtroppo la bacchetta magica non ce l'ho. Sempre, però c'è sempre un futuro davanti. Ma io, guarda, sicuramente è quello di rivedere l'Abruzzo pieno di lavori, di lavoratori che lavorano, perché vedo di capannone abbandonati, che non c'è più nessuno. Ecco, questo mi fa male molte volte vedere questo qua. A me mi piacerebbe che l'Abruzzo ritornerebbe a produrre, e produrre vuol dire lavoro, e dare lavoro specialmente ai giovani. E qualche sport non vorrebbe farlo? Ma io, no, io fa bene la salute, no? No, io gioco a tennis. Gioco a tennis e gioco con la nazionale dei parlamentari. Questo non lo sapevamo. Ormai è da un anno e mezzo che non gioco più, perché non ho tempo. E non c'è più questi tornei tra nazioni dei parlamentari. L'ultima l'abbiamo vinto noi in Croazia. Con chi giocava a tennis? Con il doppio faceva? Ma io veramente giocavo solo il doppio, io sono un amante del doppio. Con chi giocava? Anche perché non c'ho condizione. Giocavo con Enrico Costa, il vice ministro della giustizia.
oggi che è vice ministro della giustizia, giocavo con quasi abruzzese Mantini, Gigi Mantini, c'era un altro del Sud Tirol Partai, Karl Zeller, diciamo, ecco. Vabbè, ma deve riprendere a giocare, non ci si può fermare, no? Io quando ho tempo vado lì al circolo tennis di Pescara, o lì quello sul lungomare, sì, da Tartoruguino, però non c'ho mai tempo, io vorrei andarci. Allora, però faccio un'intervista di meno e una partita di più. lo so, ma molte volte diciamo ci vorrebbe quella, cioè io quando ero in Svizzera facevo da 2 a 3 volte, andavo a fare fitness per stare in forma, e come minimo 3 volte alla settimana giocavo a tennis, e fine settimana facevamo i tornei tra club, ed io, ahimè, io ero il numero uno, vincevo sia il singolo sia il doppio. Diciamo, mi davo da fare. Anche lì vinceva? Anche lì facevo qualcosa, anche lì quando torna mi vogliono e mi invitano in Svizzera a fare una partita a tennis, ci vado ogni tanto, e mi conoscono in tutta la Svizzera perché ho partecipato a tutti i tornei in Svizzera. Noi con lei parleremo ore e ore, però ha altri impegni, quindi dobbiamo salutarci. Come finirà domani Pescara Carpi? Io spero che con la presenza nostra, diciamo mia e dell'ambasciatore, riportiamo fortuna e che vinca contro il Carpi, speriamo. Però ce lo dovete mettere tutta, anche voi giocatori, andate a dormire presto questa sera che domani vi voglio vedere in forma. Grazie senatore Antonio Razzi, speriamo di rivederci, non so, a metà campionato, così facciamo un bilancio. In bocca al lupo, e poi ci dirà quali sorprese ci saranno per l'anno nuovo, per tanti aspetti e tante trasmissioni. Non diciamo nulla, no? No, non diciamo nulla, però ci saranno tante altre cose, ma sempre per portare avanti la bandiera abruzzese. Vedi, io sono, non si dice di solito campanilista, ma chi è che non è campanilista nella sua regione? Io amo il mio Abruzzo. Grazie dal Borgo di Pineto, pubblicità. Bizzona continua. Dopo la lunga intervista con il senatore Antonio Razzi, entriamo nel vivo di questa giornata di campionato. Queste le ultimissime notizie. Intanto la sfida della 16ª giornata a Pescara-Lanciano è stata nuovamente spostata. Da domenica 30 novembre la Lega ha comunicato la variazione a venerdì 28 novembre ore 20:30, quindi sarà l'anticipo della 16ª giornata Pescara-Lanciano venerdì alle ore 20:30. Allora parliamo del Pescara. Ieri è giunta questa notizia della decisione del capitano Roberto Guana di lasciare il mondo del calcio per motivi personali. La notizia ha tenuto banco nelle ultime ore. Oggi c'è stata anche la conferenza stampa del tecnico Baroni. Quindi vi riproponiamo le dichiarazioni di Guana e le riflessioni dell'allenatore biancazzurro. Niente, sono qui per dire che per motivi miei personali ho deciso di smettere di giocare, e quindi allo stesso tempo dire che non ho avuto, che sono esclusivamente motivazioni mie personali, che non ho avuto nessun tipo di problema né con la società, anzi che ringrazio che mi ha dato l'opportunità di venire qui a Pescara. È stata una scelta che, ripeto, ho deciso di prendere in questo momento perché era giusto prendere, insomma, andare avanti per me in questo momento sarebbe stato impossibile, quindi è una scelta inevitabile. Oggi Roberto è venuto a salutare i compagni, ha detto anche delle belle parole, no? Che comunque rimangono così nello spogliatoio, quindi no, su quello che ha spinto una scelta così sofferta non mi sembra nemmeno giusto entrare, no? Quindi noi dobbiamo prendere atto, casomai dobbiamo comunque essere bravi a trasformare
questa sua decisione anche come una spinta, no? Come una spinta motivazionale, no? Facciamo dunque i nostri più sinceri auguri a Roberto Guana. Dunque il Pescara domani torna in casa all'Adriatico contro il Carpi per dimenticare la sconfitta di Vicenza. Per quanto riguarda la formazione, Baroni deve sciogliere il dubbio tra Nielsen e Memushai, quest'ultimo ha più chance di giocare, quindi confermato Appelpiré al centro della zona nevralgica del campo e a sinistra Bjarnason. Potrebbe esserci anche l'ipotesi Salamon, che però dovrebbe essere schierato nelle retrovie. Una partita insidiosa contro un Carpi che sta viaggiando a gonfie vele, squadra scorbutica. Ecco alcuni passi della conferenza stampa tenuta oggi da Marco Baroni. È una partita difficile perché troviamo una squadra che è una squadra tosta, una squadra di categoria, una squadra che non fa giocare bene, una squadra che ha micidiale nelle ripartenze, però noi dobbiamo anche pensare a noi. Io in questo momento non voglio guardare, come vi ho sempre detto, all'avversario con grande rispetto e umiltà, ma poi dipende da noi, da quello che andiamo a fare in campo, credo che è la cosa più importante. In questo momento dobbiamo concentrarsi su questo. Il Carpi ha un modo di giocare, che è quello di una squadra solida, di una squadra compatta, una squadra strutturata dietro, una fase d'attesa medio-bassa. L'atteggiamento penso sia un po' l'atteggiamento dell'Entella, però poi ripeto, saremo noi, no, a dover fare la partita come abbiamo quasi sempre fatto, tranne, come ho già detto, in alcuni minuti, in alcune situazioni, però questo è quello che dobbiamo fare, quello che sappiamo fare, quindi ripeto, dovremo essere principalmente attenti alle loro ripartenze e principalmente attenti a perdere bene la palla. Le difficoltà sono abituato a cercare di tramutarle in opportunità, quindi in questo momento l'addio di Roberto ci deve dare un'opportunità a tutti, no? di crescita, di dare qualcosina in più, perché viene a mancare comunque un giocatore che noi ritenevamo importante. E quindi ripeto, nelle difficoltà, come ci sono difficoltà in questo momento anche di organico, portiamo avremo due ragazzi sicuramente in panchina della primavera, quindi queste sono opportunità per chi ha forza, opportunità di crescita. Matti non è stato benissimo perché ha avuto un problemino, però si è reso disponibile, quindi domani sarà comunque con noi. E devo dire che per come è iniziata la settimana, anche se non fosse successo niente ieri, Memushai sarebbe andato in campo, perché per noi è un giocatore importante, ma anche solo il suo atteggiamento, l'atteggiamento con cui lui si pone. È chiaro, avrà grandi difficoltà, non dobbiamo aspettarci, però io sono convinto che darà un contributo importante. Ieri ho fermato alcuni ragazzi che avevano comunque percepito un carico di lavoro maggiore e quindi ho ritenuto, dopo il lavoro tattico, di non fargli fare la partitella proprio per preservare al massimo le energie. Però ripeto, Pippo non è ai top della condizione, però sta bene e in questo momento mi sembra che ci abbia anche le giuste motivazioni per andare in campo e far bene. In queste situazioni, nelle difficoltà, c'hai sempre due strade, no? Quella di fare vittimismo, di lamentarti, oppure invece quella di dire no, vediamo, magari ci sarà l'opportunità di mettere dentro qualche ragazzo, comunque di scoprire qualcosa di nuovo. È sempre la riconquista,
più alta viene, meglio è, no? Però questo a volte ci devono essere le condizioni, quello che vi ho sempre detto, quindi ci vuole una maggior pressione da parte degli attaccanti e dei centrocampisti. Sicuramente, ma ripeto, al di là di questo, di queste cose, è come noi saremo propositivi nella gestione della palla, che questa è la cosa più importante, perché ci saranno pochi spazi, ci sarà molta aggressività nella metà campo avversaria, e quindi noi dobbiamo essere molto veloci nella circolazione della palla, secondo me. Quadra ha una sua traccia, no? È chiaro che ci sono anche tante situazioni, anche alcune situazioni di cambiamento, no? di giocatori, di qualche infortunio, le convocazioni nazionali non ci hanno mai permesso di dare continuità anche di formazione, però questo, ripeto, non deve essere un alibi. Noi stiamo lavorando per cercare delle certezze sul campo, le certezze arrivano dai risultati, e quindi dobbiamo andare a prenderci questo, che è la cosa più importante. Lo scorso anno il Pescara contro il Carpi vinse la partita per 4-1, ma il Carpi è una squadra scorbutica che rispecchia un po' la personalità del suo allenatore Fabrizio Castori, che qui all'Adriatico ha avuto anche dei precedenti un po' burrascosi. Comunque è un tecnico che ha fatto dell'agonismo, dell'intensità, le armi per le sue squadre. Ecco le sue impressioni alla vigilia della partita di Pescara. Noi vogliamo cancellare in trasferta le ultime due partite in cui abbiamo perso. È normale che vogliamo rifarci, vogliamo fare punti da questa trasferta, che comunque è difficile, con un avversario oggettivamente forte. Però, come sempre, noi nutriamo il massimo rispetto per i nostri avversari, ma non abbiamo timori riverenziali, insomma, ecco. Sappiamo che è una partita difficile, come tutte lo sono in Serie B. Le ultime due trasferte per noi sono andate male, abbiamo anche questo motivo in più per voler appunto rinvertire il trend ultimo. Pescara è una squadra che segna tanto, ma non è una squadra che prende tanti contropiedi, non commettiamo questo errore. Poi ha fatto 8 gol in due partite, quindi andiamo a leggere, i numeri sono quelli, per carità, i numeri dopo 10 partite sono anche abbastanza indicativi, però se andiamo a vederli bene, loro hanno fatto 4 gol con Crotone e 4 con l'Entella, scusa, e quindi sono situazioni. Massimo rispetto, come ho detto prima, per l'avversario, però ecco, su 16 gol 8 le ha fatti due partite, quindi sono numeri che vanno letti. È una partita comunque con una squadra di qualità, qui non ci piove, una squadra che molti giocatori hanno giocato in Serie A, è una squadra che è partita da una piazza importante, partita con obiettivi importanti, però come ho detto prima noi dobbiamo avere fiducia in noi stessi, abbiamo anche noi le nostre armi per far bene, dobbiamo essere attenti e concentrati su quelle che sono le nostre peculiarità, perché sugli avversari non possiamo lavorare sugli avversari, cioè dobbiamo essere noi in campo a fare il massimo. Sono convinto che faremo risultato se sapremo gestirci al meglio in questa delicata trasferta. Al di là del numero di gente tutti a disposizione? Sì, parte Porcari che è squalificato, la squadra sta in salute, tutti hanno recuperato i piccoli acciacchi che magari dopo una partita sono anche abbastanza normali, però ecco, non ci sono situazioni così a rischio difficile, ecco, qualcosina c'è, ma niente di preoccupante. Non farà parte dell'elenco dei convocati l'ANER, le chiedo a che punto è nel suo recupero. Ma io penso che nel giro una quindicina, 20 giorni potrà anche essere, diciamo, nel giro adesso, a parte la prossima settimana ancora no, però fra due settimane, massimo tre, potrebbe anche aggregarsi alla squadra per poter dare un contributo, non è che deve venire a fare il turista, insomma. Se lo aggreghiamo, perché potrebbe essere pronto anche per fare un piccolo spezzone di partita, d'altronde deve rientrare per gradi. Lasciamo il discorso Pescara e ci interessiamo del Lanciano, impegnato sul campo dell'Avellino, una delle partite più interessanti della giornata. Per quanto riguarda la squadra rossonera, il morale è alto in casa frentana, il Lanciano di D'Aversa sta disputando un ottimo campionato, contro il Perugia meritava di vincere, è stata una delle migliori prestazioni della stagione. D'Aversa
è soddisfatto del rendimento dei suoi, anche se ovviamente questa partita di Avellino nasconde diverse insidie. Andiamo dunque a sentire l'attaccante Piccolo. Al di là del gol c'è da valutare una prestazione prima, perché comunque l'importante non è il singolo, ma l'importante è... c'è una squadra dietro che comunque deve vincere. Quindi al di là della prestazione, al di là del gol, scusami, bisogna valutare una prestazione, che penso che comunque al di là del gol ci sia sempre stata. Poi è chiaro, come hai detto tu, sarebbe da ipocriti negare che l'attaccante vive per far gol. Quindi l'ho trovato e spero di avere una continuità sotto questo punto di vista, questo sì. E sto lavorando per questo, quindi speriamo di dare continuità anche sotto questo punto di vista realizzativo. Siamo partiti, la squadra è stata costruita per salvarsi, sono state dichiarazioni di tutti, quindi l'obiettivo primario nostro è quello di rimanere in questa Serie B. E poi, come hai detto tu, raggiungendo i 48 punti, 50 punti il prima possibile, sarebbe da stupidi non continuare a dare un qualcosa in più per raggiungere degli obiettivi più importanti. E non è vero che magari una volta salvati molliamo oppure non diamo il 100%. Non più mollare per non andare a... Sì, inconsciamente no. Sarebbe da stupidi, quindi non è fatto in questo modo qua. Sono delle dichiarazioni, sono dei pensieri che si hanno, che si dicono, che comunque, perché la realtà nostra ci dice che la cosa importante è ottenere questi 50 punti. Sarà una partita come le altre. In più ci sarà un ambiente tosto, perché ci aspetta, secondo me, uno stadio abbastanza pieno. Loro stanno facendo bene, hanno messo col Bari ora, ma comunque non cancella quello che di buono hanno fatto. Una squadra con le caratteristiche comunque di aggressività, di tenacia, quindi sarà una battaglia a maggior di più fino al 90°. Giocare al Partenio di Avellino non è facile per nessuno, il Lanciano però affronterà la gara sempre con il suo spirito, giocare la partita a viso aperto, senza speculare sul risultato. L'Avellino però è formazione organizzata in ogni reparto, ed ecco le previsioni della vigilia del difensore irpino Marco Chiosa. Siamo in una settimana particolare, per tanti errori, per tanti infortuni, qualche squalifica, e tutto questo diciamo che può essere una motivazione in più per far bene, per migliorare soprattutto il risultato della partita precedente. Abbiamo fatto degli errori in difesa, errori di squadra che siano stati puniti subito. Per il resto la prestazione comunque la valuto positiva, trascendendo questi errori, quindi si deve ripartire dalle cose positive che abbiamo fatto nelle partite precedenti, dove abbiamo ottenuto anche risultati, da quelle positive che abbiamo fatto nella partita di Bari, che comunque sono state molte, tralasciando gli errori ovviamente, cercando di risolverli e di evitare di commetterli ulteriormente. E il Lanciano, come l'anno scorso, i suoi pregi principali li trova su palle inattive, grandi saltatori di testa e un giocatore che mette dei palloni ottimi come Mammarella. Quindi stiamo curando soprattutto le palle inattive nei minimi particolari, e a quello si aggiunge poi ovviamente la rapidità degli uomini davanti come Gatto, Tiam, Piccolo, che sono molto veloci, quindi dovremmo cercare di adattare e soprattutto di evitare di farli partire, cercando con le transizioni di evitare che possano partire in velocità. Certo, giocando in casa il compito nostro sarà quello di impostare il gioco partendo da dietro, come abbiamo fatto un po' nelle precedenti partite. La mancanza in questo caso di Schiavon e Cone, secondo me, sono sicuro che sarà ripagata, sarà con prestazioni ottime da coloro che li sostituiranno. E sarà una partita difficile, anche perché, come testimoniano i dati, il Lanciano soprattutto in trasferta è una squadra molto tosta, che
si mette tutta dietro la linea della palla per poi ripartire in contropiede, che è una delle loro principali armi. È tutto per questo numero di Bizzona, caratterizzato dalla lunga intervista con il senatore Antonio Razzi. Poi abbiamo visto i servizi su Pescara Carpi e su Avellino Lanciano. Come sempre facciamo il nostro in bocca al lupo alle due squadre abruzzesi. Per quanto riguarda Bizzona, torneremo venerdì prossimo. Ricordiamo che martedì ci sarà anche il turno infrasettimanale con la trasferta del Pescara a Bari. Ricordiamo anche la notizia d'apertura, cioè che la sfida della 16ª giornata Pescara-Lanciano è stata nuovamente spostata da domenica 30 novembre. La Lega ha comunicato la variazione a venerdì 28 novembre alle ore 20:30. È tutto, grazie per averci scelto.